Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, come sempre facciamo il punto sulla situazione in Campania. I numeri dell'emergenza Covid in Campania continuano a crescere anche nell'ultimo weekend, ma in linea con il dato nazionale si evidenzia un forte rallentamento della curva che induce a pensare che si sia giunti al picco e che a breve inizierà la discesa. Lo conferma anche il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che sottolinea anche che è importante, soprattutto in questa fase in cui si incrementa il numero delle vaccinazioni, tenere la situazione sotto controllo. La percentuale tra tamponi eseguiti e tamponi positivi è sempre a cavallo tra il 10 e l'11%, mentre ciò che preoccupa è il lento ma costante aumento degli ingressi in terapia intensiva. In Campania è iniziata la procedura per l'accreditamento sulla piattaforma vaccinale per persone tra i 70 e i 79 anni, mentre da domani prenderà via quella per soggetti autosufficienti. L'Ordine dei Medici dal prossimo 22 marzo attiverà un numero verde, l'800 95 44 27, in accordo con l'ASL Napoli 1 per fornire informazioni in merito alla campagna vaccinale. 80 medici in pensione hanno dato volontariamente la loro disponibilità a prestare questo servizio. Intanto proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per far rispettare i divieti e le restrizioni. La Guardia di Finanza tra Napoli e provincia negli ultimi giorni ha controllato 1.542 persone, erogando 127 sanzioni, in particolare nei confronti di chi era in strada senza mascherina o senza valido motivo. In un hotel al Corso Umberto I, agenti del commissariato Arenaccia, dopo una segnalazione per schiamazzi notturni, hanno sorpreso sul ballatoio al primo piano 12 napoletani tra i 20 e i 32 anni, di cui 6 con precedenti di polizia, che avevano organizzato una festa e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. Siamo in collegamento con il direttore dell'azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro. Salve direttore, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovato. Allora, qual è la fotografia in questo momento dove purtroppo la curva del contagio è tornata a salire? Sì, infatti diciamo, abbiamo di nuovo gli ospedali che sono pieni, ospedali purtroppo con quasi tutti i posti letto diciamo, occupati, proprio perché abbiamo un'affluenza notevole, ciononostante la rete regionale regge molto bene, riusciamo a gestire questi pazienti, non abbiamo diciamo, file in attesa nei pronto soccorso con un turnover molto bene organizzato, riusciamo a dimettere quotidianamente un certo numero di pazienti e rispondere alla domanda. Quello che dicevamo anche l'ultima volta che ci siamo visti rispetto a quest'ondata è che si è abbassata notevolmente l'età media, per cui purtroppo vediamo anche tanti giovani che arrivano in pronto soccorso già in condizioni abbastanza critiche, e che vanno trattati immediatamente, e questo probabilmente potrebbe essere oggetto di varianti e di mutazioni che il virus ha subito. Per quanto riguarda, diciamo, le terapie intensive e subintensive, insomma, si regge ancora bene. Secondo lei quando è previsto il picco di questa terza ondata? Perché naturalmente di terza ondata trattasi. Beh, noi abbiamo fatto quasi veramente i veggenti, nel senso ci aspettavamo a marzo un'ondata forte, probabilmente si protrarrà anche per tutto il mese, raggiungeremo qualche, probabilmente il picco ancora, potrà innalzarsi ancora. Ciononostante, diciamo, io spero che con l'avanzamento della campagna vaccinale, noi dovremo finalmente, dopo questa fase, vedere la luce. Nel senso potremmo avere nel mese di aprile già un picco in calata e questo è quello che ci auspichiamo. Questo non significa chiaramente diciamo abbassare tutte le attenzioni, le restrizioni e quant'altro. Ora stiamo in zona rossa, ci aspettiamo il massimo rispetto da parte di tutti nel collaborarci, nel darci la possibilità, ecco, di circoscrivere quanto più possibile il contagio. E ripeto, probabilmente avremo ancora un incremento, ma dopo questo dovremmo vedere scendere questa curva del contagio e quindi dovremmo andare in una situazione sicuramente migliore rispetto a quella che stiamo vivendo oggi. Quanto siete preoccupati delle varianti, della possibilità che le varianti magari non siano coperte dal vaccino? Abbastanza, siamo preoccupati nel senso che, ripeto, la variante incide molto sui livelli di aggressività del virus,
Per cui diciamo, sono persone che nel giro di pochissimi giorni si aggravano e vanno incontro a complicanze respiratorie importanti. Non sappiamo ancora, diciamo, dare un'attinenza specifica con la tipologia di variante. E il dato di fatto è che il virus questa volta è molto più aggressivo rispetto alle fasi precedenti che abbiamo vissuto. Quindi questo ci tiene in grande allerta, in grande. Diciamo, monitoriamo molto attentamente i pazienti. Devo veramente spendere una parola a favore di tutti gli operatori sanitari che da più di un anno combattono contro questa pandemia senza mai abbassare la guardia. Questa è una cosa importante che deve dare quella fiducia necessaria a tutti i cittadini, nel senso che gli operatori sanitari stanno al loro posto, siamo qui ad accogliere tutti quelli che hanno bisogno, a dare loro le migliori cure per fare in modo che possano veramente guarire nel più breve tempo possibile. Però indubbiamente la situazione è abbastanza complessa, stiamo monitorando giorno per giorno tutto quello che succede e speriamo che veramente queste restrizioni che sono state poste e oltretutto l'avanzamento dei vaccini, perché questa è la cosa importante, dobbiamo vaccinare tutti, dobbiamo veramente avviare una vaccinazione di massa e questo non dipende assolutamente da questa regione, ma dipende dalla dotazione dei vaccini che devono arrivare in questa regione e devono arrivare, perché veramente è l'unica condizione per uscire fuori da questa brutta avventura. Certo, il vicepresidente della giunta regionale Bonavitacola, da noi intervistato, ci ha chiarito la situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento e anche la differenza che esiste tra nord e sud della battaglia che il governatore della Campania De Luca sta portando avanti per far sì che ad ogni cittadino arrivi la sua dose di vaccino, perché poi questo è in sostanza quello che dobbiamo, l'obiettivo da raggiungere. Oggi sono partite anche le vaccinazioni per le categorie cosiddette fragili, bisogna mettere in sicurezza persone purtroppo che hanno già problemi seri di salute, si va avanti anche con le persone che hanno ormai 70 anni, insomma si prosegue in qualche modo la campagna vaccinale, non bisogna creare allarmismi sui problemi che qualche lotto di AstraZeneca ha potuto dare, tra l'altro non è stato assolutamente dimostrato nessun nesso causale tra la patologia del soggetto che ha avuto il vaccino AstraZeneca. È proprio così, non c'è nessun nesso, oltretutto, ripeto, sono molte volte notizie un po' allarmistiche. Tutti i vaccini hanno delle controindicazioni, anche un banale vaccino antinfluenzale, che non è mai banale, perché in ogni caso noi somministriamo dei virus attenuati, possono avere delle controindicazioni, quindi non è il caso di AstraZeneca, non è il caso degli altri vaccini. Noi dobbiamo insistere con la vaccinazione. I casi che sono verificati sono casi molto molto sporadici su milioni e milioni di dosi che sono state fatte in tutto il mondo, quindi non hanno alcuna attendibilità, non c'è nessun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e quello che può essere accaduto a qualcuno. Noi dobbiamo crederci, dobbiamo andare avanti, io sono un assertore di questa situazione, dobbiamo vaccinare tutti con AstraZeneca, oltretutto non è nemmeno una questione di lotti, io di questo ne sono assolutamente convinto. Si sta facendo un'azione preventiva, ma fondamentalmente diciamo quello che è successo può essere comparato a un rischio, diciamo, previsto nella somministrazione di un vaccino. Dobbiamo crederci, dobbiamo andare avanti, dobbiamo vaccinare la maggior parte della popolazione. Ho colto in maniera molto positiva l'intervento del nuovo commissario Figliuolo, il quale ha detto che bisogna vaccinare tutti, se supera una dose vaccinate la prima persona che vi capita davanti. È giusto così, dobbiamo veramente partire con questa vaccinazione di massa. Ben venga anche il fatto che partiamo ora con i pazienti fragili. E questa è un'altra cosa importantissima perché sono i pazienti che chiaramente sono più esposti e quindi dobbiamo fare anche qui una vaccinazione. Anche, posso dirlo con orgoglio, anche l'azienda De Goli darà il suo contributo, pur essendo un'azienda ospedaliera, quindi cominciando a vaccinare questa tipologia dei pazienti. Noi dobbiamo andare avanti senza fermarci e questa è l'unica condizione per uscire fuori da questo tunnel.
Certo, anche perché insomma, il personale sanitario che è stato vaccinato risulta essere abbastanza immune, quindi significa che il vaccino ha risposto, quindi abbiamo messo anche in sicurezza gli ospedali. Ciò non significa, è bene dirlo prima di salutarci, direttore, che chi ha avuto il vaccino deve, può avere dei comportamenti, diciamo, troppo sciolti, nel senso la mascherina, il distanziamento, sono regole purtroppo con le quali dobbiamo convivere. No, infatti io lo sto dicendo da un anno, devo dire la verità, glielo dico come battuta, qualcuno che mi incontra per strada, evidentemente perché vede questi miei interventi, appena mi vede si alza la mascherina, pensando che io sono uno di quelli che sanziona le persone, però a prescindere da questo io non mi stancherò mai di dire che bisogna indossare la mascherina sempre, sempre, senza mai toglierla, l'igiene personale e il distanziamento, sono le tre condizioni fondamentali per non andare incontro, diciamo, al contagio. E poi il vaccino farà la sua, poi verrà il bel tempo e sicuramente, diciamo, le temperature più alte ci aiuteranno. Quindi veramente io voglio lanciare anche da questi, attraverso voi, un messaggio di speranza. Ce la faremo, ne usciremo da questa situazione e devo dire con grande soddisfazione di una regione che non si è mai arresa, nel senso che ha combattuto fin dai primi giorni per avere, diciamo, tutto quello che poteva essere necessario a portare avanti un processo di crescita. Quindi i posti letto non sono mai mancati, l'assistenza è stata impeccabile in qualsiasi momento e anche per i vaccini. La regione, il nostro governatore sta facendo una battaglia personale per fare in modo che i vaccini arrivino nella nostra regione nella maniera più veloce possibile e in maniera congrua. Noi stiamo qui, non ci manca niente, ci manca il materiale primario che sono i vaccini. Ora pare che si stia sbloccando questa situazione, speriamo bene. Perfetto, direttore, noi la ringraziamo soprattutto per le parole di speranza. Bisogna avere, insomma, speranza che si esca da questo incubo infinito. Buon lavoro, arrivederci. Grazie, grazie sempre. Ancora a caos, i mercatali protestano, traffico in tilt a Napoli, chiedono al governatore della Campania Vincenzo De Luca immediate risposte dopo l'ordinanza che ne ha sancito la chiusura. Sono partiti dalla sede della regione Campania per poi spostarsi sul lungomare di Napoli. Sono i mercatali scesi in piazza questa mattina per protestare contro le restrizioni Covid. I manifestanti, circa 300, hanno sfilato in corteo nel tratto di lungomare di via Nazario Sauro, bloccando il traffico ed esponendo piccole bare di carta. Hanno protestato per la chiusura di tutti i mercati in Campania, sia alimentari che di abbigliamento e altri generi. Ristoro per gli ambulanti e non ho lavorato, non ti pago. Soppressione tributi per l'intero anno. Gli striscioni esposti. A controllarli le forze dell'ordine in assetto antisommossa. È la seconda protesta in pochi giorni. Le stesse scene sono avvenute infatti anche venerdì scorso. Si contesta in particolare che molte attività sono aperte, come i grandi centri di distribuzione o piccoli negozi, mentre i mercati rionali sono stati chiusi. Accanto alle richieste di riapertura c'è anche quella dei ristori, da erogare il prima possibile finché le attività restano ferme. Noi chiediamo solamente il lavoro che noi già abbiamo, un lavoro che abbiamo creato dalle generazioni, i nostri padri facevano questo lavoro, noi portiamo una tradizione lavorativa antica, però purtroppo ci sta negando. E anche stamattina mi sento umiliato dallo Stato, umiliato dalla Regione. Hanno chiuso anche i miei fratelli alimentari e poi devo vedere che in mezzo alla strada ci sono furgoni, baracche, supermercati ancora di nuovo con le folle. Non va bene. Non si può andare avanti così, non c'è rispetto per la nostra categoria, eppure ne siamo in tanti, guarda, basta girarti intorno e ne saremo ancora di più perché la gente è stufa, siamo arrivati, non ce la facciamo più. Noi non siamo contro il governatore o la regione, ma loro non sono vicini a noi, quello è il problema. Ornella Pinto, 40 anni, morta per un amore malato. Un mazzo di fiori, un paio di scarpe rosse, ma soprattutto ancora una volta l'invito a tutte le donne a denunciare o contattare le forze dell'ordine per attivare una protezione sociale nei loro confronti. E questo è il messaggio mandato da molte associazioni napoletane alle donne vittime di violenza, un fenomeno che soprattutto nell'ultimo anno con il lockdown si è accentuato con numeri davvero che fanno riflettere. La morte di Ornella Pinto è solo l'ultimo vergognoso atto di una guerra sociale che da anni si cerca di
di combattere, soprattutto educando le nuove generazioni. Per ricordare la giovane mamma uccisa con 12 coltellate dal compagno davanti al figlio di 4 anni, oggi bandiere a mezz'asta al Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta dal presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, che ha accolto la richiesta della vicepresidente Loredana Raia. È la prima vittima di femminicidio del 2021 in Campania. Ornella è stata anche ricordata all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici inutilmente per ore hanno tentato di salvarle la vita. Gli operatori sanitari, la direzione, il centro antiviolenza Daphne del Cardarelli e la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, si sono dati appuntamento alla panchina rossa dell'ospedale per testimoniare la volontà di proseguire nella lotta contro la violenza sulle donne. Agguato a Ponticelli, un morto ed un ferito in pieno coprifuoco. Ci sarebbe la guerra per il predominio sul territorio di Napoli Est, sul commercio illegale degli stupefacenti, alla base dell'omicidio avvenuto a Ponticelli sabato notte di Giulio Fiorentino, 30 anni di Torre del Greco, e del ferimento di Vincenzo Di Costanzo, 24 anni di Napoli. Gli inquirenti stanno indagando su una guerra che si trascina da quasi due decenni per il controllo dei resti dell'impero di sangue e soldi che fu dei Sarno di Ponticelli. L'agguato di sabato notte, ipotizzano gli uomini della mobile, potrebbe legarsi a doppio filo ad un altro agguato avvenuto nella zona 24 ore prima, in cui fu vittima Giuseppe Righetto, detto Blob, uomo imparentato dei Casella, del rione Conocal, in lotta da anni con i De Martino e i loro alleati dei De Micco del rione Incis. Un agguato mascherato da tentata rapina. Righetto fu colpito infatti ad una mano mentre a suo dire tentava di difendersi da una rapina. Destino diverso quello di Fiorentino, ucciso con diversi colpi di pistola al torace. Per lui inutile la corsa all'ospedale Villa Betania. Più fortunato Vincenzo Di Costanzo, ferito alle gambe e all'inguine da diversi colpi di pistola. In queste ore l'unico testimone, non appena sarà possibile, sarà ascoltato dagli investigatori che, dalla sua versione, sperano di poter ricavare elementi utili, visto che in zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza del comune di Napoli che hanno registrato le fasi cruente dell'assalto dei killer. Messa celebrata dal cardinale Don Mimmo Battaglia per la comunità di Sant'Egidio. L'arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, ha celebrato una messa in memoria di Elisa Cariota, anziana senza dimora che viveva nella stazione centrale di Piazza Garibaldi, morta il 17 febbraio del 1997, e di tutti i poveri che hanno perso la vita in strada, nell'indigenza. Celebrazione promossa dalla comunità di Sant'Egidio nella chiesa dei Santi Severino e Sossio, nel cuore del centro storico di Napoli. Non è l'elemosina che cambia la vita delle persone, ma la giustizia, ha detto nella sua omelia Monsignor Battaglia, al cospetto di tanti senza dimora che hanno assistito alla celebrazione. Mi sono tuffato negli occhi di questi poveri perché volevo arricchirmi io della loro umanità e della loro dignità, ha detto l'arcivescovo. Noi viviamo perché amati da Dio, in quell'amore dobbiamo sentire la forza di andare avanti, stare in piedi e continuare a lottare. Abbiamo tutti bisogno di convertire il nostro sguardo e farci raggiungere dalla forza e dalla bellezza dell'amore di Dio. La comunità, composta da laici che si impegnano nella divulgazione del Vangelo, la comunità di Sant'Egidio, da oltre 20 anni promuove questo appuntamento ed è da sempre al fianco dei più bisognosi e delle persone costrette a vivere per strada. Fino a quando non impareremo a mettere al centro della nostra vita, delle nostre scelte, delle nostre liturgie i crocifissi di oggi, saremo lontani dalla verità di Dio, ha ammonito Battaglia. Mettere al centro della nostra chiesa i crocifissi di oggi, che sono i poveri, gli ultimi per ripartire da loro, per imparare a leggere la vita con gli occhi attenti di chi la vita la vuole cambiare. Siamo in collegamento con l'assessore al verde del comune di Napoli, Luigi Felaco. Salve assessore, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi, ben trovato. Salve a tutti. Allora, il verde pubblico deve essere una priorità, va salvaguardato perché significa migliorare la qualità della vita dei cittadini. Assolutamente sì. L'amministrazione ha previsto già nel bilancio comunale più di 1 milione di euro per le potature, quindi la messa in sicurezza delle nostre alberature della città, e quindi entro il fine mese potranno aderire le tante aziende e partecipare al bando dell'amministrazione, di un bando diviso in 5 lotti, come 5 lotti, quindi questo è 1.126.000 euro per le prossime potature in città, ma soprattutto esattamente 5 lotti, la divisione della città in 5 macro aree che rispetta anche quell'altra
altra misura, perché oltre alle potature l'amministrazione ha messo in campo attraverso la città metropolitana e quindi il sindaco De Magistris 5 milioni di euro per le nuove piantumazioni, quindi togliere le ceppaie che sono presenti sulle strade della città di Napoli e impiantare nuove essenze arboree. Quindi anche lì il piano è concluso, la gara è conclusa, ci sono già le ditte, quindi ora cominceremo da Fuorigrotta, ma continueremo in tutte le municipalità, in tutti i territori con le nuove piantumazioni. Quindi 1 milione di euro e più per le potature, la messa in sicurezza delle alberature, 5 milioni sulle piantumazioni e poi già un piano già finanziato sempre da Città Metropolitana per i parchi comunali e quindi cominceremo dal Parco Buglione nel prossimo mese la riqualificazione dei parchi. Sono tutti e 13 parchi cittadini finanziati attraverso Città Metropolitana e con la Regione Campania un finanziamento sui parchi municipali che sono delle piccole perle che pure vanno riqualificate, quindi come dire, parchi municipali, parchi comunali, alberature di tutta la città e di tutti i parchi. Nuove piantumazioni, questo è il nostro piano per la riqualificazione del verde in città. Certo, insomma è fondamentale. Per quanto riguarda la potatura degli alberi, molti problemi aveva sollevato gli anni scorsi la mancata potatura in alcune zone come Fuorigrotta piuttosto che il Vomero. Questo piano di potatura riguarderà tutta quanta la città, dal centro alla periferia? Assolutamente sì, in tutta la città, appunto abbiamo un impianto dove abbiamo quadruplicato, più che quadruplicato, i fondi per le potature in quest'ultimo bilancio. Quindi siamo passati da 250.000 euro del 2019 a 1.126.000 euro in questo bilancio, dove l'amministrazione, nonostante le ristrettezze economiche, ha deciso di investire fortemente sul verde cittadino. Io su questo voglio essere molto chiaro, grazie al Consiglio Comunale, all'amministrazione tutta, oltre che alla Giunta, per aver creduto in questo piano. Quindi assolutamente, oltre in questi mesi, noi quindi da ottobre abbiamo cominciato tantissime potature anche nei territori che ora richiamavo, per esempio Viale Campi Flegrei è stata appena riqualificata, oppure Via Morgen, e sempre al Vomero, Via Bernini, insomma tantissime strade, ora non faccio l'elenco perché sono Via Fauria, tantissime. Già da ottobre non ci siamo fermati con il precedente appalto, poi il Covid ha fermato per un periodo del 2020 le potature che sono iniziati quest'ottobre, ma è chiaro che con i fondi quadruplicati noi già da quest'estate su alcuni tipi di alberature dove è prevista una potatura estiva e poi dal prossimo ottobre è chiaro che su tutti i territori avremo interventi più che quadruplicati, quindi veramente ci apprestiamo con i fondi messi a disposizione da questa amministrazione un piano di potature seguite sempre con gli agronomi del comune di Napoli, un piano di potatura davvero importante in città. Quindi, insomma, i residenti del Vomero che si lamentavano di non poter nemmeno aprire le finestre d'estate perché altrimenti gli insetti entravano in casa, insomma, avranno anche loro l'adeguata, diciamo, vivibilità del quartiere con la potatura anche dei platani. Assolutamente, già ripeto, abbiamo fatto alcuni interventi in questo da ottobre ad oggi, abbiamo potato anche Piazza Vitelli e tantissime altre strade anche all'interno del Vomero, sono circa 6 le strade che abbiamo potato, quindi tantissime essenze arboree in questo anno, ma continueremo ovviamente con la cura oltre che con la potatura di queste essenze arboree, quindi anche il verde storico, parliamo quindi anche delle strade principali, penso a Via Luca Giordano, Via Scarlatti verranno assolutamente potate nel periodo previsto, quindi da ottobre in poi, con questo piano di potature, facendo attenzione a lasciare sempre in salute le essenze arboree, quindi fare una potatura attenta che non danneggi mai le piante e attraverso anche appunto il servizio verde della città che è a disposizione degli agronomi per seguire le ditte in questa operazione. E quindi siamo sicuri, come dire, ora abbiamo appostato le risorse, abbiamo anche pubblicato il bando, ora le ditte potranno partecipare e
stiamo parlando di un impianto di potature che davvero corrisponde a una messa in sicurezza del verde verticale in città davvero molto ampio, di cui sentivamo la necessità ovviamente come cittadini prima che come amministrazione. Quindi sicuramente tutto il Vomero, ma anche l'Arenella verrà riqualificato in questo senso, ma devo dire in tutta la città, perché questo piano prevede una potatura in tutte e cinque lotti, dove è divisa la città in qualche modo, appunto, quindi diverse municipalità messe insieme per un piano di messa in sicurezza e di potatura di tutte le essenze arboree della città. Perfetto, mi dica una cosa, da assessore al verde, cosa si prova a sapere che i parchi cittadini sono chiusi per l'emergenza Covid? Era proprio necessario, insomma, io credo che magari cercando, insomma, di effettuare dei controlli per evitare assembramenti, magari una passeggiata al parco sarebbe stato anche giusto in questo momento in cui comincia a essere bel tempo. Abbiamo diritti che sono in qualche modo da tutelare. Il diritto allo spazio verde, a uno spazio vitale verde, è fondamentale in città. E questo diritto allo spazio verde deve essere garantito in qualche modo. Noi lo crediamo fortemente. Abbiamo previsto tutta una serie di rassicurazioni. Abbiamo, come dire, chiesto anche alle forze di polizia di essere presenti nei parchi. Abbiamo sicuramente disposto degli accertamenti sulle aree gioco per non creare, assembramenti. Abbiamo sicuramente previsto un'attenzione, cioè un'attenzione anche alla polizia dei parchi in modo particolare. La Villa Comunale non solo, quindi tutta una riqualificazione che devo dire è stata fatta in questi mesi, quindi per rendere i parchi sempre più vivibili, e volevamo garantire in qualche modo ai cittadini l'accesso anche con le ultime novità della zona rossa. Abbiamo fatto una comunicazione di prediligere se possibile per tutti i cittadini che potevano non il fine settimana per l'accesso dei parchi, e quindi con una comunicazione responsabile anche da parte dei cittadini per l'accesso ai parchi, ovviamente per chi può, per chi non può ovviamente dare la possibilità di usufruire nel fine settimana di questi parchi per non creare assembramenti. Però abbiamo assolutamente fatto una comunicazione che andava in questa direzione: garantire uno spazio vitale verde alla cittadinanza, diritto di usufruire anche di un'area più pulita all'interno quindi dei nostri parchi, quindi distensione, distanziamento, e poi è arrivata la decisione anche a tarda notte della regione, che ha chiuso in qualche modo tutti i parchi non solo della città di Napoli, ma dell'intera regione, e quindi ovviamente i servizi si sono adeguati a questo tema. Io credo che un andamento più responsabile era possibile, e non solo in un'ora di apertura la mattina, ma in qualche modo in maniera più continuativa. Poi è chiaro che a seconda delle situazioni, se ci sono dei fenomeni di assembramenti, si poteva assolutamente intervenire Procedere per la anche chiusura, certo. immediatamente con una chiusura, con un altro, con un'attenzione differente. Però il diritto agli spazi vitali verdi, all'accesso pubblico ai parchi in maniera distanziata, quindi senza creare assembramenti, francamente è qualcosa da tutelare. Perfetto, assessore, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. grazie, a presto. La rubrica Alta Velocità diventa un libro. Giuseppe Manzo racconta un anno di pandemia nel libro Parole di una nuova alba. Storie di un anno di pandemia passato a raccontare. Dopo un anno dal lockdown per la pandemia da Covid, la rubrica quotidiana del giornale radio sociale Ad Alta Velocità diventa un libro digitale dal titolo Parole di una nuova alba, il 2020 ad alta velocità. Il libro di Giuseppe Manzo, giornalista professionista, redattore economia e conduttore giornale radio sociale, è prodotto dalla testata radiofonica edita dal Forum Nazionale del Terzo Settore, che è giunta al suo 10º anno di attività giornalistica. Il libro aveva l'intenzione di analizzare quello che eravamo prima, i fatti a cui davamo rilevanza, importanza ogni giorno come giornalisti, come media, e poi quelli che sono stati fatti dal lockdown, dall'esplosione della pandemia in poi. Però alla fine ci accorgiamo un anno dopo che stiamo in questo tempo sospeso, che dura da un anno, e che il prima e il dopo non è più il 2020, è quello che era prima del lockdown del 9 marzo, e adesso questo tempo sospeso, anche nel 2021, continua e finirà quando finirà questa pandemia, speriamo con la campagna vaccinale.
La portavoce del Forum Terzo Settore, Claudia Fiaschi, nella presentazione del libro, ha sottolineato come la rivoluzione dei paradigmi della comunicazione è una delle grandi sfide trasformative che riguarda il terzo settore. E inoltre, nella postfazione, il professore Andrea Volterrani ha inoltre sottolineato che se non fosse per la scarsa attuale attenzione a quello che il mestiere di giornalista dovrebbe essere, sono i racconti del transitare che dovrebbero uscire dalle pene digitali di molti giornalisti, ancora purtroppo troppo affannati a rincorrere piuttosto che a cavalcare, un mondo digitale ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Bisogna tornare ad essere silenziosi, a stare dietro le quinte, a non diventare noi stessi personaggi attraverso i social. Ci sono polemiche in questi giorni anche rispetto alla rilevanza, no, del vaccino per alcune categorie, come quella dei giornalisti. Ci sono troppe chiacchiere che portano il giornalista a diventare il fuoco della polemica. No, il giornalista deve stare dietro le quinte, deve documentarsi e in questa grande, diciamo, marea di informazioni, essere quel mediatore che scrive quando ha delle fonti certe, verificate, e aiuta le persone a capire, perché le persone oggi sono disorientate. È tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.